Però la domanda che sorge di fronte a questa diagnosi, diciamo così, è su che base? Cioè, cosa sappiamo di questo uomo? Il tantissimo che abbiamo di fonti antiche giunte a noi su di lui, in che misura ci aiuta a capirlo, a intenderlo e quindi a diagnosticarne le scelte, la presa di posizione, visto che questo uomo non ha scritto nulla, non ha lasciato alcuna traccia scritta del suo pensiero. E questa è una famosissima vexata questio che forse non è inutile citare anche a proposito della teoria diffusa e credo ripetuta nei manuali del famoso intellettualismo etico, no? Si possono citare a tale proposito alcune frasi del dialogo platonico intitolato Protagora, alcune frasi del dialogo platonico intitolato Menone, ma appunto Platone. In realtà Platone, che appartiene a una famiglia nobilissima dell'Attica, suo zio era Crizia, il quale era connesso ad un Crizia omonimo molto più antico, coevo di Solone, pretendevano di discendere da Codro, quindi una famiglia nobile dell'Attica e anche abbastanza influente. È nato nel 428 e morto nel 358 Platone. Socrate è nato nel 469 ed è morto nel 300, è stato ucciso nel 399, 70 anni giusti. E Platone certo ha frequentato Socrate da molto presto, se dobbiamo credergli naturalmente. A rigore nel Fedone lui dice non era presente alla morte in carcere, no, di Socrate, però nei vari dialoghi mette in scena la Repubblica, per esempio la Politeia, 10 libri composti un po' nel tempo. I due fratelli di Platone sono gli interlocutori di Socrate dall'inizio alla fine praticamente di questo colossale dialogo. E la domanda che sorge è in che misura in questi dialoghi, in cui è sempre Socrate che parla, tranne l'ultimo in Omoi, no, che è un altro monumentale scritto di teoria politica, in questi dialoghi in cui è sempre Socrate che parla, chi in realtà parla? È il pensiero di Platone o il pensiero di Socrate da lui divulgato o rielaborato, o ripensato, sovrainterpretato? Ci sono posizioni molto diverse in proposito, no? Come sanno i grandi studiosi di storia della filosofia, come l'uomo che siede alla mia sinistra. Per esempio l'editore ragguardevole John Burnett del Platone Oxford, della collezione dei classici greci e latini della Clarendon Press, che è una collana importante, anche se in Inghilterra è considerata divulgativa, ed è vero, divulgativa nel senso che è dotata di apparati critici però molto essenziali, molto diciamo limitati a poche varianti ritenute importanti per lo più. Burnett, uno dei maggiori platonisti abbiamo avuto a cavallo tra 8 e 900, nel 1914 pubblica una storia della filosofia intitolata Greek Philosophy from Thales to Plato, da Talete a Platone, e la sua tesi è che Platone ha riferito il pensiero di Socrate, tanto da suscitare la domanda cosa ci ha messo di suo, cioè svanisce l'originalità di questo fondamentale pensatore che fu Platone, al quale ci si riferisce a distanza di millenni nelle forme più diverse. E lui risponde
ha messo intorno al pensiero di Socrate la sua arte di grande scrittore. È una teoria, diceva Momigliano, che in certi casi il problema non è di chiedersi se una teoria è plausibile, è se abbiamo gli elementi sufficienti per formulare una qualunque teoria. Qui siamo di spalle al muro, nel senso che sul piano fattuale c'è un corpus imponente di dialoghi in cui è sempre Socrate che parla, tanto che un allievo, diciamo, ragguardevole di Platone come Aristotele, ogni tanto dice direttamente Socrate dice che, e in realtà sta riferendo il pensiero di Platone. Non gli sfuggiva il problema che noi stiamo delineando. D'altra parte lo stesso Aristotele, nella metafisica, all'inizio della metafisica, cerca di indicare qual è stato l'apporto socratico. Però uno potrebbe dire lo fa sulla base di quello che gli ha raccontato Platone, perché l'ottimo Aristotele nasce nel 380, era un coetaneo di Demostene, e quando Socrate era morto già da 19 anni, e non era un ateniese, era un macedone, no? Di buona famiglia, era del figlio del medico di Filippo, maestro per un paio d'anni di Alessandro Magno, è stato ad Atene 20 anni alla scuola di Platone. Alla morte di Platone si è un po' seccato di non essere scolarca, cioè di non subentrare, come succede all'università, no? Queste questioni succedono, no? Uno si aspetta di diventare il cattedratico che è, e invece arriva un altro. Vabbè. No, scherzo, è un po' diversa la storia. Fonda una sua scuola Troade, no? Nella costa asiatica di fronte, ritorna in Atene, ma molto allarmato quando Demostene prende il potere, fonda ad Atene una scuola, il liceo, che però è la scuola di un meteco, no? di un estraneo, di uno straniero residente, potremmo dire, no? Solo il suo allievo Teofrasto, e quindi arriviamo al III secolo avanti Cristo, ottenne il terreno, la proprietà del terreno su cui era la scuola, il liceo. Lo ottenne perché era amico di un potente politico, Demetrio Falereo, che governò Atene per 10 anni, dal 316 al 306, e gli fece questo regalo, diciamo, di consentire che la scuola non fosse ospite ma proprietaria del suolo su cui la scuola insisteva. Ma in questi 20 anni in cui è stato accanto a Platone, contrapponendosi a lui certamente, grande contrasto tra due mondi intellettuali molto diversi, è evidente che noi abbiamo i dialoghi ma non sappiamo quello che Platone diceva a lezione, diciamo così, quando incontrava questi frequentatori dell'Accademia, l'insegnamento orale, no? Non quello scritto. Ci sono quelli che pensano che il vero Platone sia quello che noi non abbiamo, no? Il famoso scuola di Tubing, ma anche il bravo reale professore a suo tempo alla Cattolica, poi è defunto da un po' di tempo, aveva abbracciato questa tesi indimostrabile e affascinante al tempo stesso, che si fonda su una frase di Platone, secondo me, nella lettera settima, in cui dice: il mio vero insegnamento è quello orale, quello non affidato alla scrittura. Comunque, non sappiamo nulla di questo insegnamento non scritto, e quindi non possiamo immaginare cos'altro Platone può aver detto della vera dottrina socratica. Aristotele nella metafisica cerca di delimitare l'ambito in cui Socrate ha operato, agito, influenzato, e dice qualche cosa che poi Cicerone riprende nel Tusculano 3 secoli dopo, ha riportato il filosofare dal cielo sulla terra, cioè ha abbandonato l'impostazione dei fisiologi, di quelli che studiavano nei perifuseos l'origine della materia, l'origine della realtà umana e naturale, e ha spostato sul terreno etico
la riflessione, perciò dal cielo sulla terra. È un po' poco però per capire che cosa lui veramente pensasse. Abbiamo però altri testimoni. Platone ci imbarazza moltissimo perché per un verso ci seduce, ma per l'altro ci suscita sospetto, no? Le teorie secondo cui i dialoghi giovanili, ammesso che noi siamo in grado di stabilire la cronologia dei dialoghi platonici, che non è nota, sono più vicini al pensiero di Socrate, poi via via è lui che pensa in proprio. Vabbè. Quello che colpisce però, e questo va detto, è che se ne pensi, al centro della riflessione platonica c'è la politica. Platone pensa sempre e soltanto al problema politico, anche quando la prende molto alla larga, parla sempre e parli di altro. E questo gli viene certamente da un Socrate fastidioso cittadino, no? Nell'Apologia, che Platone scrive come se fosse la deregistrazione del discorso di Platone, che Socrate fa davanti ai giudici durante il processo. Socrate si autodefinisce il tafano, no? Quello che dà fastidio in continuazione. E perché il tafano? Perché le domande che pone, ruotanti intorno alla competenza, si può governare non conoscendo il calzolaio, alla sua scienza, alla sua tecnica, e il musicista anche, i vari mestieri, perché il politico? Qual è la scienza del politico? E se non ha una scienza specifica, perché governa? Con che competenza e con che diritto governa? No? Domande pesanti, domande moleste, no? La virtù coincide con la conoscenza vera è di pochissimi, è paralizzante come prospettiva, no? Più consolante quella di altri, i sofisti, diciamo, suoi antagonisti o rivali, i quali invece dicono che si può insegnare come, e che quindi si crea un ceto politico di competenti che hanno le specifiche conoscenze, che sono l'arte del parlare, l'arte di conoscere le leggi, eccetera, e quindi esercitano la politica. Quindi la politica è al centro della riflessione. Come facciamo a dire che i primi dialoghi sono quelli che rispecchiano il vero Socrate e gli altri no? È un petizio principi, si dice, no? Termini logici. Però ci sono, dicevo, altre fonti, di cui una corposa, consistente, è l'insieme dei cosiddetti scritti socratici di Senofonte. Senofonte, personaggio molto poco apprezzato dai moderni, ma apprezzatissimo nel Settecento. Nel Settecento era considerato non solo un grande pensatore, ma un modello di prosa, eccetera. Senofonte era un cavaliere, quindi apparteneva alla classe sociale dei cavalieri, che era la penultima verso l'alto, poi al di sopra ci sono i ricchissimi, Pentacosio Medimni. I cavalieri sono un ceto sociale e sono anche un corpo di elite, un corpo militare di elite. 1000, poi 1200 cavalieri con due capi, due imparchi, che pesano nella città tanto quanto i 10 strateghi, che sono elettivi. E lui è un cavaliere non solo di come condizione sociale, ma anche come pratica militare. I cavalieri erano tradizionalmente avversi alla democrazia ateniese. Lo sappiamo da 1000 indizi e da attestazioni esplicite. Gli storici, Senofonte stesso, quando racconta la storia degli anni vissuti da lui, Tucidide quando racconta le vicende interne di Atene nell'ultimo decennio, quindicennio della guerra del Peloponneso, dice che i cavalieri sono quelli, il nerbo dell'oligarchia, no? Di quelli che preparano il colpo di Stato appena possibile. A un certo momento, quando Atene è stata sconfitta
da Sparta, e Sparta ha ordinato che Atene fornisse certi contingenti militari per una guerra in Asia, l'assemblea manda 300 cavalieri, dice Senofonte, sperando che crepassero, tanto poco erano amati, diciamo, nella loro città. Ecco, quindi lui è un cavaliere ateniese, si è impegnato moltissimo nel governo di Crizia, il cosiddetto governo dei 30, quindi politicamente è facile collocarlo tra gli avversari consapevoli della democrazia ateniese, anche se poi ha avuto delle vicende di riavvicinamento alla città molti anni, moltissimi anni dopo. Scrive dopo un periodo, quando è nato Senofonte? Questa è una bella domanda. Abbiamo delle fonti antiche che io rispetto moltissimo, per esempio Le vite dei filosofi di Diogene Laerzio, un libro importantissimo, molto vilipeso dagli ipercritici, e gli danno come nascita il 444-41, no? Quel quadrile con le Olimpiadi, c'è un'oscillazione di 4 anni, no? Quindi quando ammazzano Socrate nel 399, egli ha 45 anni o 41, insomma è un uomo fatto. D'altra parte nel 404 è uno degli parchi probabilmente, e quindi ha sicuramente superato i 30 anni. Però da un certo anno in poi i moderni, alcuni studiosi, sono convinti che lui è nato molto dopo, quindi è nato nel 430, no, nel 427. Vi faccio grazie di queste schermaglie erudite, mi tengo alle fonti e ritengo che lui sia stato in grado di frequentare Socrate da subito, no? Non appena raggiunto un'età tale da consentirgli la frequentazione di un personaggio di spicco come era Socrate. Memorie socratiche, lui scrive questi apomnemoneumata, queste memorie, sembrerebbe quasi avere annotato via via che Socrate parlava, incontrando Tizio e Caio, ponendo queste domande fastidiose al suo prossimo. Ne dà un resoconto vivacissimo, addirittura con dialoghi, alcuni di questi dialoghi con persone che conosciamo bene, no? Per esempio Antifonte, del quale parleremo, sofista, avvocato, politico, tragediografo, alcuni pensano che siano quattro persone diverse una dall'altra con lo stesso nome, credo che non sia così, che sia lui il personaggio in questione, e ancora altri, quindi annota quando tutto questo, non sappiamo. Scrive trattati economici, di economia politica, in cui Socrate dialoga con degli interlocutori che hanno dei nomi che magari sono pseudonimi di Senofonte stesso. Quindi è una fonte importantissima. Perché dicevo non sappiamo quando ha scritto? Perché si brucia, per così dire, nell'esperienza della guerra civile ateniese che scoppia a ridosso della sconfitta militare nell'aprile 404, guerra civile che dura quasi un anno, che si conclude con una specie di compromesso chiamato amnistia, che i democratici non rispettano sostanzialmente, propiziata da Sparta che vuole che questa guerra civile ateniese finisca, ma poi c'è un massacro a sorpresa di degli oligarchi ancora in vita che si erano asserragliati a Eleusi, forse Senofonte era tra quelli, quindi si è salvato la pelle in una situazione in cui la gran parte di questi sono stati fatti fuori, e dopo tale agguato c'è stato un secondo accordo, e arriviamo con ciò all'anno 401-400, di amnistia. Va bene, è una pagina oscura della storia ateniese questa. Dopodiché Senofonte se ne va in Asia, racconta lui stesso nella Nabasi questa storia, che un suo amico che si chiamava Prosseno gli ha detto che Ciro il giovane stava preparando una spedizione in Asia per
padronirsi del regno, usurparlo contro il fratello, e lo ha attratto in questa avventura. Lui dice di aver chiesto consiglio a Socrate, quindi quando sta per partire Socrate è ancora vivo, ovviamente, e Socrate gli avrebbe consigliato di chiedere all'oracolo di Delfi se partire. Lui consulta l'oracolo, è abbastanza bigotto come personaggio, il buon Senofonte, e porta una risposta: l'oracolo mi ha detto a quali dei devo sacrificare per fare un buon viaggio. Socrate gli dice: io ti avevo detto un'altra cosa, ti avevo detto non di chiedere a quali divinità sacrificare, ma se partire o no. Poiché, soggiunge, ma è sempre Senofonte che racconta tutto questo, quindi Socrate ce l'abbiamo lì sempre, ma non sappiamo mai che cosa lui veramente abbia detto. Commenta Senofonte che Socrate gli avrebbe detto che questa avventura di andare col giovane principe avventuroso, Ciro il giovane, poteva essere mal visto dagli ateniesi perché Ciro aveva aiutato gli spartani durante la guerra. Ciò non toglie che lui parte e se ne va. E non torna più. L'avventura è molto lunga, eccetera. Praticamente passa agli ordini dei comandanti spartani dopo il disastro in Asia di Agesilao. Nel 394 si trova a combattere una battaglia importante dalla parte spartana. Nel frattempo è stato condannato all'esilio, cosa che avviene per reati di sangue, si discute su questo. Gli spartani gli regalano un terreno in Elide e lì lui finalmente si mette a scrivere. E quindi scrive molto dopo. Nel frattempo, quando Socrate viene ucciso, lui non c'è, quindi non solo Platone non era presente al momento della morte, ma anche Senofonte era addirittura in Asia Minore. Sì, insomma, era nella ritirata famosa Anabasi che racconta tutte queste avventure abbastanza pittoresche. Però c'è anche un'altra fonte che è stata citata dal Di Bella nella sua nota esperienza nelle fonti greche, e cioè Aristofane, un altro tipo inquietante potremmo dire. Non abbiamo detto una cosa che forse è giusto dire: Socrate è un povero, di condizione povera economicamente. Senofonte lo dice più volte nei memorabili. Qualcuno obietta, però ha fatto l'oplita, cioè ha fatto il militare, diciamo, nel corpo degli opliti. Gli opliti sono combattenti per terra, no? Che hanno un'armatura più o meno completa. Come lo sappiamo che ha combattuto nel corpo degli opliti? Intanto lo dice nell'Apologia e dice anche in quali circostanze, ben tre circostanze, un po' strano, però si faceva militare anche oltre i 50 anni, specialmente in tempo di guerra, quindi non, come in Svizzera, si può essere richiamati in qualunque momento perché uno è sempre un guerriero per la patria nella Confederazione Svizzera. Ma ad Atene succedeva che anche i uomini fino alla soglia dei 60 anni potevano essere richiamati. Lui sarebbe quindi impegnato come oplita nell'assedio di Potidea 437-36, prima dello scoppio della guerra, la lunghissima guerra con Sparta. E quanti anni ha in quel momento? Una trentina, abbondanti, no? Poi nella battaglia di Delion, che è una battaglia persa da Atene in modo catastrofico, 1000 morti sul terreno, che per un esercito di 20.000 persone è un'enormità, naturalmente, e nella ritirata, mentre appunto i tebani li hanno fatti a pezzi, i tebani sono alleati degli spartani, lui non ha, diciamo, la foga della fuga, ma dignitosamente si allontanava, devo dire, abbastanza coraggioso, e ha persino aiutato il giovanissimo Alcibiade, suo grande amico, tutto un
teoria sull'innamoramento di Alcibiade per il maestro, no? Del resto nel simposio Alcibiade, nel simposio platonico, dice che lo ha sedotto come Marsia, no? È un testo straordinario. E può essere vero, è difficile che Platone abbia inventato questi dati di fatto. 424, la battaglia di Delio, quindi siamo andati avanti negli anni. Anfipoli, che vuol dire Anfipoli? Anfipoli deve essere, se gli dobbiamo credere, l'assedio che Cleone, leader popolare, pone alla città di Anfipoli, che ha defezionato da Atene nel 424, ma nel 22, quindi due anni dopo Delion, Cleone cerca di riconquistare Anfipoli, porta con sé un corpo di spedizione, del quale evidentemente faceva parte anche Socrate, e però poi muore in battaglia perché viene ferito, e, vabbè, quindi vanno le cose in altro modo, c'è la pace cosiddetta di Nicea e la guerra si interrompe. Abbiamo accompagnato quindi quest'uomo come oplita, però non è giusto affermare, come talvolta si dice, che gli opliti, in quanto si armavano a proprie spese, erano un ceto benestante. I cavalieri si armavano a proprie spese, allevare il cavallo, curarlo, con tutto il contesto, era uno dei segni della ricchezza, diciamo, del livello economico dei cavalieri. Per gli obliti non è la stessa cosa. E questo è un punto che mi pare giusto sottolineare per ridare valore all'affermazione di Senofonte secondo cui Socrate non è affatto un benestante. Perché non tutti gli obliti si armano a proprie spese. Questo lo sappiamo per certo, perché quando nel 411 un gruppo molto ben organizzato di oligarchi capeggiati da quel tale Antifonte che abbiamo prima ricordato prende il potere ad Atene attraverso una regolare assemblea che vota, approva dei provvedimenti che demoliscono l'ordinamento democratico, momento gravissimo di disastro in Sicilia eccetera. Quando prendono il potere affermano che la cittadinanza, il diritto di cittadinanza, deve essere limitato al massimo a 5.000 persone e noi sappiamo che i cittadini ateniesi di condizione libera appunto sono almeno 30.000 all'inizio della guerra, quindi 5.000 è una piccola parte. Limitare il diritto di cittadinanza soltanto a 5.000 persone, hopla, pare come noi, in grado di armarsi, di darsi l'armatura degli opliti. Quindi questo gruppo di hopla, pare come noi, di gente che si può armare proprio, è una piccola parte del corpo degli opliti, che naturalmente sono molti di più, perché sono il nervo dell'esercito. Quindi sfatiamo la leggenda secondo cui in quanto oplita è anche uno che non ce la conta giusta perché era benestante. Senofonte dice chiaramente è uno povero che vive di poco, è un esempio di sobrietà nella sua esistenza privata anche per la scarsezza dei suoi mezzi, potremmo dire anche per il fatto che non lavorava, perché le fonti di sussistenza di Socrate non ci sono note, ma certamente non abbiamo notizie di un suo lavoro retribuito da qualche parte. Però sappiamo che nella realtà ateniese anche un povero può avere un paio di schiavi, no? Infatti Aristofane, in una commedia, l'ultima che ci è arrivata di lui, il Pluto, raffigura un uomo povero, furibondo contro la dea della ricchezza che è cieca e quindi distribuisce in modo assurdo le ricchezze tra gli esseri umani, se la prende con il suo schiavo che gli viene dietro e lo chiama il peggiore dei miei schiavi. Quindi ce n'è almeno due, visto che usa il plurale, forse più di due, ed è uno che incarna l'uomo povero. L'oratore famoso Lisia dice: ad Atene non c'è un povero che non abbia almeno uno schiavo. Quindi questo per inquadrare che cosa vuol dire povero ricco in quella realtà. Aristofane, dicevo, è l'altra fonte.
A volte ovviamente da prendere con cautela, perché una commedia, le famose nuvole, di cui Socrate nell'Apologia platonica fa cenno, quando dice: il primo attacco contro di me fu la commedia che mi ha raffigurato mentre io cammino tra le nuvole, no, aereo, batendo, cammino per aria. Perché Aristofane, che è un genio dell'arte comica, si inventa che esiste questa casa del filosofo, dove c'è un canestro, dove Socrate, per vivere nelle nuvole, sta dentro un canestro che è appeso per aria, e quindi il verbo aerobatein, camminare per aria, è circondato da allievi vari ai quali lui insegna l'arte di rendere forte il discorso debole, viceversa, più o meno il mestiere di Gorgia e degli altri. Di solito si dice Aristofane vuole far ridere il pubblico e basta, quindi tutto quello che ci racconta di Socrate è privo di fondamento, è uno sberleffo. Poi ci sono varie leggende, che Socrate era presente quando veniva rappresentata la commedia e, essendo un uomo spiritoso, si alza per dire: sono io la persona di cui si sta parlando, dinanzi a 10.000 persone, perché nel teatro di Dioniso, come bisognerebbe forse pronunciare, ma di solito si dice Dioniso, ma va bene lo stesso, andavano un sacco di gente, soprattutto alleati oltre che cittadini, no? Le Dionisie, quindi un'enormità. Nel Simposio, fra l'altro, Platone immagina la scena: il Simposio è in casa di un tragediografo, Agatone, che festeggia la vittoria nel 416, hai vinto dinanzi a 30.000 persone, quel 30.000 è enorme, non può essere, non c'è lo spazio per metterli nel teatro, però insomma è un luogo molto più affollato dell'assemblea popolare, dove invece l'assenteismo politico è molto forte ad Atene, in tutte le fasi della storia democratica di Atene. Però la domanda, a parte il fatto che sì, certo, Aristofane si propone di far ridere, quindi va considerato con spirito critico, con cautela, però la domanda preliminare è un'altra. Siamo nell'anno 423, quando viene messa in scena questa commedia, lo sappiamo in modo preciso, che andò malissimo, tra l'altro, arrivò forse neanche inclusa tra i primi tre. Aristofane se la prese terribilmente. In una commedia successiva insulta gli ateniesi dicendo: non avete capito niente, avete bocciato la mia commedia più bella. Vabbè, erano i suoi diritti. La riscrive, non sappiamo se l'abbia riportata sulla scena, forse no, insomma ci teneva moltissimo, ma è incentrata su Socrate. Evidentemente era un personaggio notissimo, altrimenti non si può ridere di uno sconosciuto. Si ride di uno ben noto, mettendo in luce alcuni tratti che più o meno il pubblico conosce, altrimenti è un fallimento dal punto di vista dell'arte comica, no? E allora io sono sempre del parere, ma credo che anche Kierkegaard pensasse questo, a proposito di Socrate e Aristofane. C'è una sua prosa abbastanza divertente sul fatto che il vero testimone è Aristofane su Socrate. Kierkegaard lo dice per ragioni un po' più complicate di quelle banali che vi dico io, ma c'è del vero, insomma, in questa tesi, in ragione della dinamica dell'arte comica, cioè del fatto che la commedia non può inventare ex nihilo, no? Pensate anche alla satira politica moderna. A mio modo di vedere, l'Aristofane del secolo XX è il principe De Curtis, detto volgarmente Totò, va bene, genio dell'arte comica, con fortissima volontà di fare satira politica, ma sempre con un appiglio sostanziale alla effettiva politica, ovviamente deformata in modo espressionista, potremmo dire, ma sempre vincolata però alla realtà effettuale. Quindi quella è una fonte che va considerata. Perché insisto su questo punto? Perché uno degli elementi su cui
al di là del fatto che un sofista che insegna come si imbroglia, va bene. Uno degli elementi in cui insiste è: quest'uomo si occupa di fisica, ha le sue teorie sull'origine della Terra, sulla forma della Terra, quindi quella frase ha portato la filosofia dal cielo sulla Terra, no? Aristotele e poi più tardi Cicerone, è riferita ad una fase probabilmente del filosofare di Socrate, l'etica appunto, che coincide poi di fatto con la politica. D'altra parte egli era stato molto vicino ad un pensatore non ateniese, Anassagora, che era un grande amico di Pericle, più vecchio di lui. Pericle era nato almeno 30 anni prima di Socrate, alla fine del VI o all'inizio del V, è morto di peste nel 430-29. Anassagora è uno dei giganti del pensiero cosiddetto ionico, no? Direi precursore persino dell'atomismo, nonostante sia altro, ma il suo filosofare era essenzialmente sulla fisica, donde l'accusa di ateismo, per cui fu denunciato per ateismo e evitò il processo scappandosene, andandosene via dall'Atene. Pericle voleva difendere, ma un'accusa di ateismo ad Atene è pesante, no? Democrazia, quello che vogliamo, però con enorme bigottismo di massa, diciamo così. E la frequentazione di Anassagora, alla quale lui nell'Apologia fa anche cenno quando dice comprare nella Agorà i libri di Anassagora per due dracme o quattro, non mi ricordo, è anche un rivelare che c'è questo suo precedente percorso. Quindi la commedia è abbastanza interessante anche nel merito del raffigurare questo personaggio. La commedia termina con una scena gravissima, cioè con l'assalto alla casa del filosofo e l'incendio, perché egli deve morire dentro la casa incendiata, che insomma, è un incitamento a delinquere, niente male, È chiaro che c'è l'idea che stiamo scherzando perché è commedia, però diversamente dalla tragedia che ha un tasso di serietà altissimo e quindi quello che viene detto sulla scena tragica viene preso immediatamente sul serio e alla lettera. La commedia ha questa via d'uscita di dire stiamo scherzando. Però, siccome il paese è la città dove Anassagora si è salvato scappando, dire... mettere in scena l'incendio della casa del filosofo è abbastanza pesante come riferimento. Dopodiché arriviamo al processo, che è giusto non trascurare dato le premesse che abbiamo prima posto. Perché si arriva a questo processo? Anno 399. Noi abbiamo una fonte importante, secondo me quella in cui Platone più è vicino a ciò che Socrate veramente disse, sia pure in extremis della sua vita, e cioè la famosa Apologia. Il processo si svolge in due momenti, 600 giurati, giudici popolari scelti a sorte. Prima fase: è colpevole o non è colpevole degli addebiti, delle accuse che sono state depositate contro di lui, di non credere negli dei della città, di corrompere i giovani. Socrate si difende da queste accuse nell'Apologia. Il tribunale si divide in parti quasi uguali, però prevalgono quelli favorevoli alla condanna, per uno scarto di pochi voti. Infatti Voltaire, il quale ha scritto un celebre trattato sulla tolleranza, tradotto in italiano da Palmiro Togliatti, tanti anni fa, 1949,
dinanzi al problema che Atene, che lui indica come modello di civiltà, di tolleranza, eccetera, ha condannato il filosofo, dice, beh, però 330 contro, 270 a favore, c'erano 270 filosofi ad Atene, che è una via d'uscita abbastanza sbrigativa. Una volta stabilita la colpevolezza, c'è una seconda fase del processo in cui si deve stabilire la pena. Socrate, come la prassi giudiziaria ateniese prevedeva, è richiesto di dire qual è la pena che lui ritiene giusta la volta che è assodato e condannato. E fa una provocazione estrema dicendo sì, la mia pena è essere mantenuto a vita a spese della città nel Britaneo. E perde tutto, nel senso che la condanna che viene inflitta è a morte. Questo è noto, diciamo, il quadro conosciuto. È anche, come dire, emotivo. E noi rispettiamo un uomo che ha avuto il coraggio di fino in fondo sostenere la parte del tafano, diciamo, di quello che va controcorrente. Però la domanda da porsi è come mai nell'anno 399 si deposita una denuncia contro un uomo settantenne che questa attività critica ha svolto per anni e anni e anni e tutti lo sanno. Credo che la risposta venga dalla guerra civile alla quale abbiamo fatto riferimento, e dalle persone con le quali egli è legato, che ha in certo senso educato, e con la scelta di restare nella città. No? So che non è chiarissima questa espressione, ma cerco di chiarirla.